Dunque, vediamo adesso il guadagno centrobanda. Ecco, qui un pochino bisogna stare attenti. C'è una cosa a cui dobbiamo stare attenti, che ho lasciato sottintesa, però in realtà è importante che ne parliamo insieme. Dunque, se ci fate caso, io che cosa ho fatto? Ho considerato come centrobanda una situazione in cui le capacità interne del JFET sono aperte, sono un circuito aperto. E quella capacità C che ho inserito apposta, anche se è un circuito aperto. Okay. E questo magari richiede qualche riflessione perché ho fatto così, ma insomma c'è un motivo evidente. Noi cerchiamo di ricapitolare il ragionamento che facciamo. Dobbiamo fare una scelta. Immaginare che chi ha progettato il circuito abbia stabilito un centrobanda e poi una bassa frequenza e un'alta frequenza e dobbiamo decidere a centrobanda quali sono le capacità che sono chiuse e quali sono le capacità che sono in circuito aperto. Su che base lo decidiamo? Decidiamo sapendo che cosa voleva, cioè immaginando cosa voleva fare il progettista essenzialmente. Cioè è chiaro che quando ci sono delle capacità che sono di bypass, o che sono di accoppiamento, ok, quelle capacità sono inserite in modo che a centrobanda siano un cortocircuito. È quella l'intenzione di chi le inserisce e ragionevolmente noi a centrobanda possiamo ipotizzare che siano un cortocircuito. Le capacità interne in generale invece sono capacità che intervengono a un certo punto e abbattono guadagno, abbattono l'amplificazione. Quindi anche quello è realistico immaginare che a centrobanda il progettista fa in modo che quelle capacità non contino e poi solo altre frequenze contino. Quindi quella parte è abbastanza semplice. Questa capacità qui, che cos'è? Non è una capacità di accoppiamento di bypass. Questo si vede perché lo vedete bene. Se quella capacità a un certo punto diventa un cortocircuito, l'uscita è zero. Vedete che quella capacità sta esattamente sull'uscita. Quando diventa un cortocircuito l'uscita è zero. Quindi quella è una capacità che interviene a alta frequenza a abbassare il limite di banda. D'accordo? Per cui a centrobanda l'ho considerata aperta e la includo adesso nella valutazione del limite superiore di banda. È chiaro? Ripeto. Ed è la capacità che viene inserita per imporre, di fatto, aggiustare il limite superiore di banda, aggiustare, diciamo, più che imporre. Va bene? Chiaro che queste sono ipotesi, uno potrebbe anche sbagliarsi, come quando facciamo l'ipotesi sui punti di riposo, no? Uno immagina che sia quello pensando di aver capito che cosa aveva in mente il progettista e che il progettista abbia fatto bene. Chiaramente, se poi le ipotesi non sono soddisfatte, ce ne accorgiamo, dobbiamo verificare. Per esempio, per la frequenza, dobbiamo verificare che alla fine con questa ipotesi poi ci venga il limite superiore di banda ben più grande del limite inferiore di banda. Perché altrimenti, se i limiti non sono ben separati, anche tutto il metodo che usiamo noi per calcolarlo non è corretto. D'accordo? Quindi, ecco, cosa succede? Se abbiamo sbagliato, per esempio in questo caso, chiaramente avremmo visto se avessimo preso quella capacità chiusa in cortocircuito a centrobanda ci sarebbe venuto un guadagno a zero, che chiaramente è improbabile. Poi andando a calcolare i limiti di banda ci sarebbe venuto un limite inferiore di banda più alto del limite superiore di banda. Quindi, cioè, ovviamente avremmo capito che le ipotesi iniziali quindi avevano un problema. E queste verifiche vanno sempre fatte, quindi bisogna sempre rendere esplicite le ipotesi che stiamo facendo. E poi fare una verifica successiva, intenzionale. Okay? Un'altra cosa che ci fa venire in mente, un altro indizio non buono che ci fa venire in mente che quella capacità interviene in alta frequenza è il valore. Vedete, quella capacità è molto piccola. È confrontabile come valore alle capacità interne del transistore, quindi insomma più o meno interverrà agli stessi valori. Tra l'altro è messa in una posizione simile al CGD, quindi più o meno interverrà agli stessi valori, quello ce lo possiamo aspettare.
Vabbè, facciamo il conto. Dobbiamo metterle tutte e tre. Come al solito, abbiamo il vantaggio che ragionando su uno stadio differenziale possiamo considerare soltanto metà dello stadio. Quindi faccio il disegno di nuovo, mettendo le capacità in modo esplicito. Quindi limite superiore di banda. Allora, il generatore d'ingresso è questo. Questo è il gate 1. Stavolta ho la capacità CGS1 tra gate e source. Qui c'è RS che va al punto di congiunzione dei due rami che mi ammassa per le variazioni. Qui c'è GM1 VGS1, la RO1 l'ho trascurata, la lascio trascurata, qui devo però rendere esplicito CGD1 e poi qua che cosa ho? Ho in parallelo di RD, R mezzi e 2C. In questo circuito adesso che cosa devo fare? Devo calcolare le tre resistenze viste da ciascuna capacità con le altre capacità in circuito aperto. Quindi vado una per uno, faccio prima la RGS1, rifaccio il disegno, devo spegnere il generatore d'ingresso, devo mettere un generatore di prova al posto della capacità. Questa è l'RS, questa è l'altra capacità, la CGD è aperta, quindi qui non la metto. Qui devo inserire, qui devo inserire GM1 VGS1. Guardate, tra l'altro GM1 VGS1 è uguale a GM1 VP, perché questa è S1, quindi VP è proprio VGS1. Qua, e poi qua la capacità è aperta e non c'è, ma c'è quest'altro che in realtà non conta, non conta, no? Questa è RD parallelo a R mezzi, però non conta perché? Perché la corrente è determinata dal generatore corrente. Come al solito, quello che è in serie al generatore corrente non conta. Allora, beh, la cosa che dovreste vedere è questa. Questa corrente la prendo così, questa corrente fa così ed è la stessa corrente che passa di qua e poi ritorna, parte da GM1 VGS1, parte da RS. Questa componente qui io la conosco perché è, se questa sopra è GM1 VGS1, che è GM1 VP, quella sotto è IP meno GM1 VP. Questo è GM1 VP. Quindi io posso scrivere l'equazione a questa maglia. Maglia d'ingresso qua. Scrivo l'equazione a questa maglia e mi viene VP uguale, e qui c'è soltanto IP meno GM1 VP per RS. Quindi ho VP che moltiplica 1 più GM1 RS uguale a IP per RS. E quindi RGS1 è uguale a RS diviso 1 più GM1 RS. Qui ci siamo, beh, possiamo anche calcolarla perché in realtà abbiamo tutto. Vediamo questa quant'è. Questa è 0,1, facciamo un kilo. Questo è 1 più GM1 era 2,5, mi pare. Sì, 2,5 per 0,1. 0,1 diviso 1,25 fa 0,0812.
quindi sono 81, oh, 80, facciamo 81 ohm, ok, prendiamo le prime due cifre significative. È piccola, d'accordo? Allora, questa è la prima. Adesso la seconda, dobbiamo prendere questa. Questa è più facile in realtà. Allora, qui che cosa abbiamo? Abbiamo il gate G1. Da qui questa è a massa. Poi questa è l'S1. Qui c'è RS1. Questa è massa. Tra gate e source la capacità è aperta. Qui dobbiamo mettere tra gate e drain il generatore di prova. Mettiamolo così. Questo è il drain. Qui c'è GM1 VGS1. Ed è questo. Qui c'è di nuovo RD parallelo R mezzi. Sì, così. Tra drain e massa. Quindi questo è il circuito. Noi adesso dobbiamo calcolare, questa è la RGD1, dobbiamo calcolare questa IP. Anche qui è abbastanza facile perché io posso seguire questa maglia, vedete, posso seguire questo percorso e questa corrente qui lo so quant'è perché la corrente qui è IP meno la corrente che se n'è andata di qua. Che dovrei calcolare. Ecco, calcoliamo prima quanto è questa corrente. Allora, GM1 VGS1 quant'è? GM1 lo conosco perché è anzi, facciamo al contrario, scusate. Facciamo prima in un altro modo. Vogliamo calcolare VGS1, poi dopo da lì troviamo la corrente, ma ci viene prima. Allora, VGS1 è uguale a VG1 meno VGS1, meno VS1. Ok? Allora, VG1 è 0, perché questo nodo è a massa. VS1 dipende dalla corrente, no? Quindi è 0 meno GM1 per VGS1. Per RS1. Va bene? Si vede qual è la soluzione. Vedete? Perché qui faccio VGS1 che moltiplica 1 più GM1 VGS1 GM1 RS1 uguale a 0. Quindi soluzione VGS1 uguale a 0. Quindi la corrente IP va a finire tutta in RD parallelo R mezzi e quindi questo vuol dire che chiaramente la resistenza vista è uguale a RD parallelo R mezzi, che è quindi quei 4950 ohm che abbiamo calcolato prima. Vediamo se ho fatto bene perché non sono sicuro. Devo tornare un attimo indietro qua, vedere se ho fatto giusto. Quindi qui c'è questo, ho staccato questo, qui ho messo il generatore prova, no, vabbè, è giusto così. Questo deve essere spento quando faccio la prova. È giusto così. Vabbè, quindi queste le abbiamo trovate. Finiamo con RC. Allora, qui devo mettere RD parallelo R mezzi, qui c'è il generatore prova al posto della capacità. La capacità non è C a dire la verità, vi ricordate 2C, comunque lo devo ricordare perché poi quando faccio quando uso il metodo di Graeber mi devo ricordare. Allora, questo è il drain, adesso sono tutte e due spente le altre, mi rimane soltanto questo pezzo qua. Va bene, allora qui però vedete in pratica è la stessa situazione di prima. Questa è la stessa di prima, no? Vedete, il drain
questo, vedete, la cosa è uguale, se scrivo l'equazione mi viene VGS1 uguale a 0, è uguale a prima, il gate è a 0, il source dipende da questa corrente, dovrei scrivere la stessa equazione di questo tipo, quindi VGS1 è uguale a 0, che vuol dire che questa corrente non c'è e la resistenza vista dalla 2C, chiamiamola 2C perché così ci ricordiamo che c'è il 2, è uguale a... Sì, a RD parallelo R mezzi che è 4950 ohm. Ok, tra l'altro me ne potevo anche accorgere prima perché in realtà questo è un po' superfluo come conto, vedete, non mi ha fatto perdere molto tempo, eh? C'è una cosa di cui mi potevo accorgere anche prima. Se disegno questo, siccome il limite superiore di banda si calcola col generatore d'ingresso spento, vedete, quando spengo il generatore d'ingresso, CGD1 e 2C sono in parallelo, sono collegati dagli stessi nodi, quindi potevo metterli direttamente in parallelo subito, avere una resistenza unica, 2C, una capacità unica pari alla somma delle due. E quindi poi calcolare soltanto una resistenza vista. Chiaro, vedete, non me ne sono accorto subito, non ci ho fatto caso. Poi, però, andando avanti, insomma, si vede praticamente esattamente la stessa cosa. Quindi non mi ha comportato problemi particolari. Va bene, questo è fatto. A questo punto io vado qua, limite superiore di banda, devo fare 1 su 2π greco che moltiplica RGS 1 CGS1 più RGS2 RGD 1 CGD1 più due volte R2C per 2C. No, l'ho già messo. Ok. R2C per 2C. Quindi questo era 1,2 picofarad, questo era 1,2 picofarad, questo era 1 picofarad, questo era 4950, questo qui era 4950 e questo qui era venuto piccolo 81, mi pare, vero? Quindi ho tutti i numeri, prendo la calcolatrice e faccio il conto. Quindi 81. Faccio il conto, siccome sono tutti pico, faccio il conto e poi alla fine moltiplico per 10 a meno 12, ok? Quindi 81 per 1,2 fa 97, vedete, non conta niente. Più 4950 per 1,2, questo sommato a quello di prima fa 6037, va bene? Più, ci aggiungo il pezzo che conta di più, che è la capacità che ho aggiunto da fuori. 4950 per 2 che fa circa 9800 e fa il pezzo più grande. Quindi questi sono 15.937,2 per 10 alla meno 12 per 6,28 che è 2π greco fa 100.000 tondo. Sto fatto a posto. Dunque, questo è, ho detto 100.000, 10.000. 100.000, quindi questo facciamo 100.000 tondo, quindi questo fa 10 alla 5 per 10 a meno 12 che fa 10 megahertz. Ok, quindi in pratica quella capacità C è stata scelta apposta per fissare a 10 MHz l'FH, anche probabilmente molto tonda la C, quindi c'è stato un po' di aggiustamento. Dunque, era questa roba vecchia, non so, c'è stato magari un po' di aggiustamento nello scegliere forse questi i valori di RD, no, non lo so. Che effettivamente con dei numeri tondi è venuto un numero tondo, questo di solito è strano, c'è sempre un numero di aggiustamento, potrebbe essere questo 55K. Vedete, questo 55K aggiusta guadagno. Dal punto di vista pratico, no, visto che avete fatto anche voi il progettino, avete visto un po' com'è che queste cose si fanno. Vedete, l'RD potete cambiarlo un po' perché tanto nel punto di riposo vi serve soltanto imporre la VDS, per cui avete le condizioni abbastanza lasche, no? Deve essere maggiore di un certo valore, quindi per un valore esatto
potete sceglierlo con comodità. Quella RD quindi nel punto di riposo non dovete imporla. Nel limite superiore di nel guadagno sì, però il guadagno dipende anche, per esempio, tanto dall'RS, e quindi il guadagno lo potete aggiustare scegliendo bene l'RS, e poi il limite superiore di banda praticamente dipende da RD. Un altro modo per aggiustare il limite superiore di banda è attraverso la R, insomma ci avete un sacco di gradi di libertà. No, giusto, penso che qui chi ha fatto questo, mi ricordo neanche come è passato un po' di tempo, ma questo non è neanche vecchio, diciamo, questo è stato recuperato perché probabilmente c'era quasi nessuno all'appello di lui. Quindi va bene. Va bene. No, penso sia uguale la soluzione, non l'ho guardata, però penso sia la stessa cosa, no? Gear 9.3, vabbè, questo è il fatto che qua vengo 9, non è venuto 9.8, ma quello dipende da come si prende il GM graficamente, no? Quindi la somma, i valori sono quelli, 83, a noi era venuto 81, ma di nuovo non cambia niente. È uguale, 9,98 alla fine lo stesso, ok? Va bene. C'è qualche altra cosa? A me piace fare jukebox. Se mi andate la canzone, chiedete la canzone, io mando, però se ci avete qualcosa, se no vado io, insomma, non è che... Vedete, più o meno lo schema, anche questo è classico, c'è un doppio stadio, ma quando c'è un differenziale spesso si fa anche solo il singolo perché già complica abbastanza, a volte sì, a volte no. Ora qui c'era anche il transistor di polarizzazione, quindi vedete, ora l'ho raccontato piano piano, tutto con calma, però poi alla fine ci abbiamo messo un'ora e mezzo più o meno. Comunque va bene. Sopra c'è un modello di Ebersen-Moll, c'è da ricordarselo, e il classico esercizio sulla reazione, più o meno sono questi. Facciamo allora roulette. No, feature butterboard, no, l'abbiamo già fatto. Allora, qui carino il discorso sulla... questo qui lo riconoscete, questo è un cascone, questo non abbiamo mai fatto insieme, un esercizio con due transistori messi così, è uguale, non è, cambia niente, però forse vale la pena. Avete mai fatto un esercizio con due transistori messi uno sopra l'altro in quel modo? Questa è una configurazione che si chiama cascode, insomma, mi ricordo, mi sembra che insieme non l'abbiamo fatto. Ok, lo vogliamo provare a vedere un attimo, giusto perché se non l'avete mai fatto può essere utile guardarlo insieme. Ok, e non cambia niente dal punto di vista dell'analisi, no? Però sono quelle classiche varianti che magari se uno non le vede mai poi si lascia un po' sopra, non è niente di particolare. Vediamo un po'. Dunque, qui addirittura chiede il valore di R2 R3 in modo da avere come punto di riposo dei transistori IC1 uguale 1.2 mA e VCE1 uguale 5 V. Ok? Quindi proviamo a fare. Allora, guardiamo questo circuito. La polarizzazione di questo circuito è... questa... ed è chiaramente, insomma, alla fine è abbastanza facile, potete vedere ci sono due capacità CS e C3 che nel punto di riposo sono il circuito aperto, no? Quindi in pratica io ho due transistori e sei resistenze R2, R1, R3, RL, R5, R4. Quindi mettiamoci e facciamo questo disegno, quindi vediamo un po', questo è il 9 febbraio 2011. Allora abbiamo due resistenze, così,
e poi altri due così. Questi sono 15 volte. R2 non dobbiamo scegliere, R1 fa 1 km, RL 3 km, 1 km, 1 km, ok? Quindi 1 km, questa è R1, R2, 1 km, 1 km, esagerato, R5, R4, 1 km, R3, 3 km, 1 km, 1 km, R5, R4, RL, questo si chiama, sono 3 km. Questo è R3, è da determinare. Allora, questo è Q1, questo è Q2, se non mi sbaglio, Q1, Q2, R2, R1, R3. Ok, questo è. Dunque, vogliamo IC uguale 1,2 mA. Questo già si sa IC e la richiesta è calcolare R2 e R3. Va bene, allora vediamo un po' com'è che si fa questo. Qui ci sono dei partitori pesantissimi perché vedete, sono delle resistenze. R1, R2, cioè le resistenze dei partitori sono basse, quindi il partitore ragionalmente si può considerare pesante. Che vuol dire questo? Vuol dire che io posso dire, guarda, la corrente che passa in R4 è praticamente uguale a quella che passa in R5, chiamiamola I45, ok? E immaginiamo che I45 sia molto maggiore di IB2, ok? Questa è un'ipotesi da verificare. Quindi ipotesi di partitore pesante. Questo mi permette di dire che la tensione VB2 è uguale a R4 diviso R4 più R5 della VCC. Quindi è uguale a metà VCC. VCC è 15 volt, quindi fa 7,5. Va bene. Allora a questo punto io posso dire, vabbè, questa tensione qui, la V E2, questa è E2, VE2 che è uguale anche a VC1, è uguale a VB2 meno V gamma, quindi 7,5 meno 0,7 che fa 6 e 8 volt, ok? Questa è la VE2. Va bene. Poi qui questa la voglio 1,2 mA, quindi V E1 lo calcolo, VE1 è IC1, IE1, vabbè, insomma, tanto sono uguali E1 e IC1 praticamente per R3. R3 non so quanto vale, fermi un attimo però. R3 non so quanto vale. Allora, qua quindi cosa devo fare? Perché l'unica, aspettate, vediamo un po' se il testo l'ho letto bene. Voglio anche VCE1 5 volt, ok, quindi a questo punto ho un altro, mi mancava un dato infatti. Allora, VCE1 a 5 volt, quindi io voglio che tra qui e qui ci siano 5 volt, quindi questo lo posso usare subito, perché in pratica io dico VE1 sarà uguale a VC1 meno VCE1, quindi sarà uguale a 6,8 meno 5 che fa 1,8 volt. 1,8 volt, a questo punto so quant'è R3, perché R3 sarà uguale a VE1 diviso IC1, IE1. Quindi sarà 1,8 volt diviso 1,2 che fa 1,5 km. Va bene. Andiamo avanti. A questo punto, una volta che ho questo, posso dire che VB1 è uguale a VE1 più V gamma. Quindi
quindi è 1,8 più 0,7 fa 2,5 volt. E quindi posso calcolare I1, perché questo è B1, VI1, IR I1 sarà uguale a VB1 diviso R1 che conosco, quindi viene 2,5 diviso 1 fa 2,5 milliampere. A questo punto io dico che, vabbè, faccio un'ipotesi che sia molto, che la R2 sia uguale alla, la corrente in R2 sia uguale alla corrente I1, quindi che la corrente di base sia trascurabile. Quindi qui devo fare un'altra ipotesi, che I1 sia molto maggiore di IB1, e quindi a questo punto posso calcolare R2, perché R2 sarà uguale a VCC meno VB1 diviso I1. Quindi questo è 15 meno 2,5 fratto 1, viene 12,5 kg. Questi li ho trovati. A questo punto, una volta fatto questo, devo verificare tutte le ipotesi. E innanzitutto devo verificare se i transistori sono in zona di saturazione. Va bene, per il Q1 sono sicuro, perché ho imposto io VC è 1 uguale a 5 volt, quindi sicuramente Q1 è in saturazione. Q2 non lo so, devo calcolare VC2, che è questa. VC2 è VCC diviso RL per IC. Dunque, VC2 uguale VCC meno IC2 per RL. Quindi devo fare 15 meno 1,2, che è l'IC2, approssimo IC2 con IC1. Questo chiaramente vale nell'ipotesi che i transistori siano in zona attiva diretta, eh? Quindi devo andare a verificare dopo per 3. Quindi questo fa 11,4 volt. Allora, quindi ricapitolando, VCE2 è uguale a quanto? VC2 meno VE2. VC2 è 11,4, VE2 l'avevo calcolato prima, lo vado a riprendere. Era venuto 6,8, quindi sono tranquillo. Meno 6,8 fa 4,6 volt. A posto. È molto maggiore della VCSAT, quindi qui siamo a posto, sono in zona attiva diretta, anche Q2 in zona attiva diretta. A questo punto posso calcolare B1 e B2 e verificare quanto valgono, se le ipotesi dei partitori pesanti sono verificate. Questo è abbastanza facile, perché io posso... Cosa faccio? Vado un attimo indietro, prendo il datasheet del BC102, del 2N2222, vado a vedere questo, quanto vale HF grande, no? Allora vado a vedere HF grande e viene... Aspettate, magari posso prenderlo da qua, così lo ricopio. Questa è la datasheet, questo lo prendo un attimo. Ok, se mi metto qua. Allora, mi metto qua e vado a vedere. A 1,2 mA a 25 gradi sono qui più o meno, no? Vedete, una curva è per VCE 1 volt, un'altra curva è per VCE 10 volt, ma insomma più o meno sono lì. Io con questa precisione ce l'ho, questa è 150, quindi HF vale 150. Quindi, no, questo è HF grande, quindi è il beta. IB1 e IB2 sono uguali, e sono quindi uguali alle C diviso HFE. Vedete, vengono proprio grandi, perché vengono 150, vengono 1,2 mA,
quindi 1.2 per 10 a meno 3 diviso 150, e 12 diviso 150 fa 8,08, quindi questi vengono 80, no, 8 microampere. Quindi 8 microampere, e chiaramente IB1 è molto più piccolo di I1. I1 era 1 miliampere, quindi chiaramente è vero, e anche di I45, che era addirittura di più. Va bene? Quindi questa ipotesi è soddisfatta, e è soddisfatta anche quest'altra ipotesi. I45 era 15 volt diviso 2 kΩ, che fa 7,5 miliampere, quindi chiaramente 1000 volte più grande. La cosa è verificata senz'altro. Ok? Va bene. A questo punto possiamo calcolare i parametri di piccolo segnale. E cosa dobbiamo calcolare? Dobbiamo adesso qua, insomma, la parte più interessante abbiamo già fatto. Ora questa è una parte un po' più di routine, ma vediamo. Noi abbiamo che c'è un punto di riposo noto, che è IC uguale 1 mA. Per cui abbiamo HFE a 5 mA, dunque abbiamo, ricordate, HFE a 1 mA che vale 5 kΩ per il 2N2222. Questo è uguale a una RB più RB'E. L'RB'E come si fa a calcolare? Si prende VT diviso 1 mA in questo caso per HFE. Questo qui è HIE, sbagliato, HIE è un chilo. HFE a 1 mA, HFE piccolo quanto veniva? Prendiamo un secondo il datasheet. Ricordate com'è che si fa? Si prende questo, si va a vedere qua a 1 mA. Small signal current gain a 1 mA va da 50 a 300, quindi la media è 175, e ci prendiamo quella, quindi è 175, quindi qui devo prendere quella a 1 mA. Se faccio questa operazione mi viene 25 per 26 millivolt diviso 1, mA fa 26 ohm, per HFE che è 175 viene 26 per 175 che fa 4550 ohm. Da questo io ricavo RB. RB è 5000 meno 4550 ed è 450 ohm. Perché ho fatto tutta questa operazione? Perché, se vi ricordate, l'ipotesi che faccio è che RB non dipenda dal punto di riposo. Quindi questo valore qui me lo tengo anche nel punto di riposo nuovo, quindi questa è RB a 1 mA. Allora, nel mio punto di riposo ho IC uguale a 1.2 mA, e quindi l'HFE suppongo che non cambi, quindi questo lo prendo uguale, HFE uguale a 175. Perché HFE ce l'ho a 1 mA e 10 mA, quindi a 1,2 penso che sia lo stesso che ho a 1, ok? E questo me lo tengo. La RB'E lo devo calcolare facendo VT per IC fratto VT per HFE fratto IC. Quindi devo fare
26 diviso 1.2 per 175. E quindi viene in pratica il valore di prima diviso 1.2, cioè 3790. Vedete? Nell'RB primo è venuto più piccolo di prima perché la corrente è più grande. Praticamente, ovviamente è sempre così perché l'RB primo è inversamente proporzionale all'EC. Quindi abbiamo avuto un aumento dell'EC del 20% e quindi una riduzione corrispondente di RB primo E. Adesso ho il nuovo HIE, che posso calcolarlo, nell'ipotesi che RB non sia cambiato, ci sommo RB primo E e ottengo quindi 4,50 più 3790 e questo fa 4341. Ok? Ho sbagliato, 4241. Ok? Allora, questo è HIE. HFE ce l'ho, HOE mi manca. HOE lo guardo a 1 miliampere ed è lo prendo da qui a 1 miliampere HOE output admittance, questo a 1 miliampere mi dà tra 5 e 35, quindi prendo 20 in micro Siemens, quindi qui ho 20 micro Siemens. Allora, l'HOE, se vi ricordate, è un ciclo a tensione di Early diviso IC. Quindi questo mi consente di ottenere la tensione di Early perché devo fare quindi IC che è 1 mA per HOE a 1 mA. Ah, aspettate, no, ho sbagliato. Questi 20 microsiemens è l'output admittance, quindi l'inverso di HOE. HOE è una. No, ho detto bene. Scusate. Vabbè. Questo non è però. Quello che ho sbagliato non è. È questo. È un admittance. Quindi non è VA su IC, ma è C su VA. Questo va bene. Questo era IC a 1 mA su VA. Quindi posso calcolare VA. A questo punto, VA è uguale a IC diviso HOE, quindi C a 1 mA, che ovviamente è 1 mA, diviso HOE a 1 mA. Quindi questo è 1 per 10 alla meno 3 diviso 20 per 10 alla meno 6 e questo fa 50 volt. A questo punto, una volta che ho VA, posso calcolare HOE nel mio punto di riposo. Sarà Dovrò fare IC diviso VA. Stavolta però l'IC metto quello nel mio punto di riposo, cioè 1 e 2 per 10 a meno 3 diviso 50. E quindi mi viene 1 e 2 diviso 50 fa 0,24 e quindi chiaramente è un aumento del 20%, quindi viene 24 microsiemens. Di fatto a 1 mA, vedete, siccome HOE è proporzionale alla corrente, se la corrente aumenta del 20%, anche l'HOE aumenta del 20%. Questo vuol dire che 1 su HOE, che è poi la cosa che uso più frequentemente, l'inverso di questa quantità viene circa 40, verso 40 kΩ. Dunque devo fare 24 e 6 meno inverso. 41,66, quindi 41,7 kΩ. Questo mi serve sicuramente più avanti. Va bene? Detto questo, ci mancano le capacità. Beh, le capacità sono abbastanza facili perché già facciamo, prendiamo come ripasso. Tanto per le capacità cosa devo fare? No, questo, quest'altro. Per le capacità devo andare qui.
Allora, ho la FT che la prendo qua a 1,2 mA, la FT è circa 90, eh sì, un po' so, 90 MHz. Quindi FT a 1,2 mA è 90 MHz. Poi devo calcolare le CB'C1 e CB'C2. Allora, mi devo ricordare prima quanto sono le tensioni applicate dove ho fatto il calcolo del punto di riposo. Allora, VCE2 era 4,6, quindi VCB è 4,6 meno 0,7, quindi è 3,9. Quindi VCB2 è VCB2 è 3,9 volt. Mi serve perché sul grafico devo andare a prendere quello. Invece VCB1 dov'è? Forse era 5 volt. No, VCE1 era 5 volt, giusto? Era imposto. VCB sarà 4,3. VCB1 è 4,3 perché VE è 0,6, VB è 0,7. Quindi VCB1 è uguale a 4,3 volt. Praticamente uguali, poi non posso pensare che mi vengano numeri tanto diversi. A questo qui lo prendo. Allora, queste sono le capacità delle giunzioni polarizzate inversamente. Quindi nel mio caso la giunzione polarizzata inversamente è questa qui, questa la trascuro, questa è polarizzata inversamente solo in zona inversa, no? In zona attiva diretta la giunzione base collettore è polarizzata inversamente, mi interessa solo questo. Allora, bah, insomma, vedete, è difficile che possa distinguere tra i due. Questo è 4, quindi 3,9 direi che è qui. Cioè 5 picofarad. Qua 3,3, boh, direi che qui mettiamoci un pochino in meno, 4,8, ma insomma, evidente che mi posso fidare tantissimo di questi numeri. E comunque appunto non è richiesto una alta precisione. Va bene, a questo punto io posso ricavare le altre capacità perché vale questa relazione, quindi da qui scambio viene CBE viene uguale a GM diviso 2 pi greco FT meno CB'C CBC, vediamo il primo tanto. Allora, a questo punto posso fare il calcolo sia per il primo sia per l'altro. Qui quanto viene? GM, non mi ricordo quanto era venuto. Non l'ho calcolato. GM che cos'è? È IC su VT, quindi è facile calcolare. GM IC su VT 2 pi greco VT FT meno CPC. Allora, questo è 1,2 mA, quindi 1,2 per 10 a meno 3. Questo è 6,28. VT è 26 per 10 a meno 3 e FT è 90 per 10 a per 10 alla 6. Va bene? Meno CBC. In questo qu quanto fa quell'espressione? Allora, facciamo un po' di semplificazioni. Questo con questo lo levo. Quindi mi viene 1,2 diviso 6,28 diviso 26 diviso 90. Viene 8. 81,6 per 10 a meno 6, poi devo fare diviso 10 alla 6, viene 81,6 per 10 a meno 12, quindi questi sono 81,6 picofarad. A questo punto è una sottrazione facile, la CB'E1 è uguale a 81,6 meno 4,8 e questo fa 76,8. Guardate, correggete perché quando parlo sbaglio, picofarad. Quell'altro chiaramente verrà 0,2 picofarad di meno. CBE2 uguale 81,6 meno 5
fa 76.6 picofarad. Ovviamente, come abbiamo visto sempre, la CBE viene molto più grande della CBC. Nella pratica viene sempre tanto più grande, perché c'è la carica, ricordate, c'è quella giunzione polarizzata direttamente, quindi c'è una carica di diffusione importante. Ok, adesso siamo pronti per fare il centrobanda. Abbiamo fatto il primo punto. Amplificazione a centrobanda. Disegniamo il circuito. Dunque, il circuito è questo qua. Dunque, adesso dobbiamo attaccare i generatori. Cosa facciamo? Centrobanda, questi sono enormi. Centrobanda, diciamo, questa capacità di accoppiamento è un corto e questa capacità di bypass è chiusa. Quindi VSRS attaccato direttamente a questo nodo e poi il source e l'emettitore di Q1 è a massa. Quindi come viene il circuito? Dunque abbiamo ACB, abbiamo qua VS. Questo è RS, questo è il nodo della massa. Questo è a massa. Questa è la base. L'emettitore è a massa. Poi qui c'è il collettore. Poi questo è 1, 1 e 1. Poi qui c'è e questo è l'emettitore del 2. Poi la base del 2 è la base del 2, questo guardate un attimo, la base del 2 è messa qui e c'è una resistenza R4 verso massa e poi una resistenza R5 verso massa, perché va più VCC, ma per le variazioni più VCC è massa, quindi B2 praticamente è massa, non è a massa, va a massa tramite R4 e R5, ma insomma vabbè, non è a massa. Poi detto questo abbiamo C2 non mi ricordo più come è collegato, tramite RL va a massa, quindi C2 tramite RL va a massa. Poi tanto lo ridisegniamo e l'uscita la prendiamo qua. Quindi questo è il circuito. Adesso facciamo la parte interna dei transistori. Abbiamo HE1, qui c'è qui c'è HFIB1, la IB1 è questa, e qui c'è in parallelo uno su HE1. Poi qui c'è HIE2 e qui c'è HFIB2, la IB2 è questa, e in parallelo c'è uno su HE2. Ecco il circuito. Questa. Va bene. Allora, vediamo che cosa dice il testo. Q1 è resistivo. Quindi questo ci serve solo per il limite superiore di banda. Va bene. Allora, qui in realtà c'è qualche semplificazione che si può fare. Guardiamo un attimo i valori. Questo era un K, questo era un K, R2 non mi ricordo, prendiamo R2, l'abbiamo calcolato noi, o no? Sì, l'abbiamo calcolato noi, no? R2. R2 era venuto 12,5K, 12,5K, poi
HE1 l'abbiamo calcolato, era venuto 4,2, qualcosa del genere, K. 1 su HE1 era venuto 41,7. Quindi questo è 41,7K, questo è 41,7K, e questi due sono in parallelo, sono R4 parallelo R5, fa 500 ohm, giusto? E RL era 3K. Allora, perché faccio questo ragionamento? Perché in realtà qui qui il conto è abbastanza facile. Dunque, cosa dobbiamo fare? Innanzitutto, per comodità, potremo applicare Thevenin da questa parte, tra questo nodo e massa, in modo da semplificare questi tre. Quindi, attenzione, quindi qui abbiamo in tutto una VTH e una RTH. Allora, VTH, la tensione a vuoto quant'è? Vabbè, ho un partitore, in pratica devo fare VTH uguale a VS per diciamo, un partitore di resistenze. Ho R1 in parallelo R2, vedete R1 e R2 sono in parallelo, diviso R1 parallelo R2 più RS. Quindi questo è il valore VTH. La RTH sarà R1 parallelo RS parallelo R2. Okay, qui questo posso calcolare direttamente anche il valore. R1 parallelo RS fa 500 ohm, parallelo a 12.500 fa praticamente 500. Se faccio il conto, 500 per 12.500 diviso la somma, cioè 13.000, fa 480. Non si sposta granché. Ok? Una volta che ho fatto questo, io posso calcolare la IB1 perché ho qui VTH, RTH e HE1. Quindi io qui posso scrivere IB1 uguale a VTH diviso RTH più HE1. E quindi ce l'ho. Una volta che ho la IB1 ho questa. Ecco, qui devo cercare di semplificare un po'. Posso cercare di semplificare un pochino. Cosa posso fare? Posso togliere di mezzo questa HE2. Questa mi viene bene toglierla di mezzo perché, guardate, in pratica. E come faccio a qual è il criterio di eliminare l'HOE? Se è molto più grande della resistenza che c'è sul collettore di quella che c'è sull'emettitore. Sul collettore c'è 3 kΩ, quindi 1 su HOE2 è molto maggiore di RL, no? Per noi è molto maggiore, basta 10 volte. Dall'emettitore invece che cosa vedo? In pratica vedete, io vedo questa roba qua, non vedo tanto poco, però sono un po' al limite. Questo è 4,2 e in serie a 500, quindi da qui vedo 4.700 e poi vedo in parallelo questi 41.000. Quindi posso, diciamo, circa una decina di volte più grande lo è. Diciamo, con un pochino di coraggio posso togliere uno su HE2, anche per questo. Anche posso non toglierlo e fare il conto comunque, non cambia moltissimo. Era giusto una semplificazione, ma visto che siamo un po' al limite, proviamo a fare il conto completo. Allora, IB1 lo conosco, va bene? Quindi io qui ci sono arrivato. Di che cosa ho bisogno? Da IB1 devo riuscire a ottenere questa IB2 e quindi poi la corrente in RL. Rifacciamo il disegno soltanto di questa parte per fare il conto. Allora, qui c'è HF1 IB1, supponendo che ovviamente IB1 lo conosca. Qui in parallelo c'è 1 su HE1.
Poi qui c'è la IB2 che passa in HE2 e poi dietro ho 500 ohm, quella resistenza, come l'avevo chiamata, R4 parallelo R5. Ho R4 parallelo R5. Poi qui c'è HF2 IB2. Qui c'è 1 su HE2 e qui c'è RL. Ok? Questo l'abbiamo trovato. Questo per me è noto. Devo ricavare questo. Dicevo, questa qua è 41,7, questo è 3K, questa qui è 4,7 tutte insieme, in parallelo a 41,7. Effettivamente sono un po' al limite per l'approssimazione che facciamo di solito, perché vediamo un po' quanto viene, ma 4,7 per 41,7, no, sbagliato, 4,7 per 41,7 diviso la somma, che è 46,4, fa 4,22, quindi proprio non è minore di 10 volte. Vabbè, proviamo a fare il conto. Questo vedrete che ci allunga un sacco il fatto di fare questa ipotesi. Allora, in pratica, in che cosa consiste il lavoro a fare? Dobbiamo fare scrivere l'equazione di Kirchhoff a questo nodo, sommando quindi tutto. E dunque questa è nota. Questa qui la dobbiamo calcolare, vedete, però la possiamo esprimere in funzione delle B2. Questa ce l'abbiamo e questo qua ci complica un pochino, perché ci fa scrivere un'altra equazione al nodo d'uscita. Vabbè, facciamolo, così vedete cosa succede quando il conto è un pochino più complicato. Chiamiamo V1 questa tensione e V2 quell'altra. Allora, facciamo per bene così. Dunque, la somma delle tensioni al nodo 1. Guardiamo le tensioni, prendiamo le uscenti, la somma deve essere 0. Quindi, prendendo le uscenti, ho HF1 IB1, che per noi è la tensione nota, più V1 per HOE1, che è questa corrente qua, più V1 per qui devo fare più V1 diviso HE2 più R4 parallelo R5, va bene? Questa roba qua, tra parentesi, la chiamo è anche meno IB2, giusto? E questo termine qui, meno HF2 IB2, che trovo in ingresso, e poi l'altra tensione che entra, quindi meno, ma pure posso scrivere così, più V1 meno V2 per HV2. Uguale a 0. Vedete perché dico mi complica abbastanza? Perché di fatto la non semplificare HOE2 mi impone questa condizione per cui entra in mezzo V2. Vabbè, non fa niente. Allora, da qui, per esempio, potrei ricavare V1 in funzione di V2. Ok? Poi V2, scrivo l'equazione al posto di V2, di nuovo
la somma delle correnti uscenti uguale a 0, quindi qui ho V1, V2 meno V1 per HOE2, quella corrente che esce da sopra, più HFIB2 più V2 su RL uguale a 0. Ok, fatto la somma di tutte le correnti uscenti. Stop. A questo punto io dovrei essere in grado di ricavare V2 in funzione di B1, perché V2 è anche la V, no, V2 è la tensione tra qua e qua, è anche la V. Quindi come faccio? Dovrei ricavare prima V1 da qui, dall'equazione di sopra, e poi sostituire qui sotto. Oppure, analogamente, forse mi viene più semplice se faccio quest'altra operazione. Siccome V1 diviso HIE2 più R4 per R5 uguale a meno IB2, sostituisco qui la dipendenza dai B2. Facciamo così, facciamola prima così, se mi vengono meno conti. Qui viene V2 meno. Al posto di V1 scrivo più IB2 che moltiplica HIE2 più R4 parallelo R5 per HOE2 più HOE, più HF2 per IB2 più V2 su RL uguale a 0. Ok? Allora, quindi qui possiamo ricavare V2 per HOE2 più V2, ricavo V2 in funzione di B2, d'accordo? Metto in evidenza nella pagina successiva V2 in funzione di B2, quindi ricopiamo. V2 che moltiplica HOE2 più 1 su RL. HOE2 più 1 su RL uguale a IB2 a meno IB2 che moltiplica questa cosa qua, HOE2 per HIE2 più R4 per R5, quindi meno IB2 che moltiplica HOE2 per HIE2 più R4 parallelo ad R5 più HFI2. Ok, quindi qui ho V2 in funzione di B2. Adesso dall'espressione di sopra posso ricavare IB2 in funzione di in funzione di B1 e c'è anche V2 nel mezzo, però viene abbastanza facile perché devo togliere V1. Di V1 mi compare qua, qua e qua. Vedete, il conto viene, la cosa viene contosa, diciamo. Quindi al posto di V1, vabbè, V1 prima lo metto in evidenza, facciamo. Prima lo mettiamo in evidenza e poi sostituisco, sennò poi si rischia di sbagliare. Allora, dalla prima equazione, dalla prima equazione. HF1 IB1. HF1 IB1 più V1 che moltiplica tutto, raccogliamo tutto quello che è V1, HOE1 più questa roba qua, dunque HOE1 più 1 diviso HIE1 più R4 parallelo R5
c'è un altro pezzettino anche. Più HV2. Più HV2. Chiuso. Meno. HF2 IB2. Più, anzi, meno V2 HE2. Meno V2 HE2. Uguale 0. Ok. Dove? Sì. Allora, adesso che cosa, vedete, ci siamo, perché adesso che cosa devo fare? Devo prendere V1 e sostituire al posto di V1 meno HE2 più R4 parallela R5 per IB2. Se faccio questo, mi viene soltanto un'espressione con IB2 e V2 come quella di sopra. Quindi rifacciamo HF1 IB1. Facciamo questa sostituzione. Quindi mi viene meno IB2, che moltiplica HOE1 più HOE2 per HIE2 più R4 parallelo R5 più 1 più HFE meno V2 per HOE2 uguale 0. Vedete, senza gli HOE sarebbe diventata un'espressione semplicissima. Gli HOE mi hanno complicato parecchio. Adesso che cosa devo fare? Adesso ho l'espressione di sopra, un sistema 2x2, ho questa espressione, da cui posso ricavare, ho due incognite che sono i B2 e V2 e posso ricavare l'una dall'altra. Quindi qui per esempio, per ricavare V2, dovrei prendere una IB2 da un'espressione, passarla sotto, cioè esplicitarla, sostituirla sotto e poi ricavare. Vedete, viene una cosa abbastanza lunga, non so qual è la cosa più semplice da fare, ma direi che è più semplice prendere IB2 da sopra e sostituirlo sotto. Ok? Lo facciamo. Poi vi faccio vedere, levando l'HOE, cosa sarebbe successo, ma come potete aspettare è molto molto più semplice. Quindi qui mi viene un attenti ai segni V2. Posto di B2 sostituisco quello che viene da qua, V2 per HOE 2 più 1 su RL. Tutto diviso quel termine che moltiplica B2, quindi tutto diviso HOE 2 per HIE 2 più R4 parallelo R5 più HF2. Ora c'è da mettere questo pezzo, termine parentesi quadra che moltiplica i B2. Quindi qui c'è HOE1 più HOE2 che moltiplica HIE2 più R4 parallelo R5 più 1 più HF meno V2 HOE2. Olè. Ok. Quindi posso raccogliere tutto V2 e scrivere V2 in funzione di B1. Per farlo devo fare anche il minimo comune multiplo. Facciamo tutto insieme stavolta, vediamo un po' se riesce. Allora, V2 è uguale HFE1 per il B1. Per il B1.
per questa roba qua, quello che è qua il denominatore, HOE2 per HOE2, per HIE2 più per HIE2 più R4 parallela R5 più HF2. E a denominatore ci va a finire tutto il numeratore, quindi qui viene HOE2 per questa roba qua, mettendo per farvi il segno più, viene HOE2 per questa roba qua che abbiamo già calcolato, meno questo pezzo qua, HOE2 più 1 su RL. Per HOE1 più HOE2 per HIE2 più R4 parallelo 5 HIE2 più R4 parallelo 5 più 1 più HFE. Va bene? Ora, questo è molto masochismo, cioè questa cosa. Il punto è che perché ho detto, vabbè, vi faccio vedere come si fa un conto se non si trascura HOE1 e HOE2, no? È chiaro, in questo caso trascurandoli veniva enormemente più semplice. Se voi guardate questa espressione, se gli HOE li portate a zero, praticamente sparisce tutto. Rimane quasi niente. Ok? Però il conto a quantomeno abbiamo fatto adesso ACB che cos'è? È V2 sui B1 che lo ricaviamo da qui, bene, per il resto l'avevamo già calcolato prima, per i B1 su VTH, per VTH su VS, va bene? Quindi viene abbastanza facile perché in pratica qui avevamo quindi 1 su RTH più HIE1, vediamo, lo scrivo qua, per 1 su RTH più HIE1 per quel partitore di resistenze che era R1 parallelo R2 diviso R1 parallelo R2 diviso R1 parallelo R2 più RS. In questo è il tutto. Questa l'abbiamo sostituita, è venuta una cosa particolarmente lunga. Allora, il problema non è tanto un problema di lungo, perché lungo si fa, ora con un po' di esercizio viene tutto rapido. Il problema è che è facile sbagliare. Proviamo a metterci i numeri. Dunque, V2 su IB1. Proviamo a fare il conto del numero. Allora, da qui. Che vi volevo far notare quanto conta un poco i termini con HOE, perché effettivamente erano trascurabili. HFE vale 175 per HOE 24. No, sto andando un po' a memoria, meglio di no. Niente di 24, non è giusto? 24, è giusto. Dunque, questo è un 24 per 10 a meno 6. Per questo è 4200 più 500. 4200 qualcosa, mi pare. Vediamo un pochino. 4240. 4240 più 500, va bene? Più HF2 che è 175, chiuso. Tutto questo termine che ci ha fatto penare per il calcolo, ok? Quanto vale?
4740 per 24 per 10 a meno 6. 4740 per 24 fa 0,11. Bene, questo è 0,11. Vedete, insomma, nel conto conta poco. Ok. Di qua sotto. Sotto stesso discorso, c'è HOE 2 che è 24 per 10 a meno 6 per questa roba qua che è la stessa di sopra. Quindi questa è 175 e 11. Anzi, se proprio volevo, ve la metto per esplicitare, 175 più 0,11. Così lo vedete. Questo conta poco anche questo, anche qui c'è un fattore della moltiplicazione che moltiplicare che praticamente non conta niente. Quindi qui vengo meno, poi qui c'è 24 per 10 a meno 6, più 1 su RL, RL è 3 kΩ, quindi questo viene 0,33 per 10 a meno 3. Quindi anche questo conta abbastanza poco rispetto a questo. Questo non è pochissimo, però vabbè. Più ultimo pezzo, questi sono 48 per 10 a meno 6, ok? Per questa roba qua che è 4740 più 176. E di nuovo anche questo, il prodotto di questi due quant'è? 4740 per 48 fa 22 per 10, 0,22 fa. Vedete, anche qui praticamente ci ha fatto perdere tempo e basta. Vedete, l'effetto è molto. L'effetto si vede qui, qui e questo pezzo qui. Ora tiro avanti il conto, lo faccio tutto. Allora, qui ho 175 per 175 e 11 diviso questa roba qua che è 24 per 10 a meno 6 per 175 e 11 meno. Qui mi viene, questi sono 330 per 10 a meno 6, quindi con 24 mi farebbe 354 per 10 a meno 6, che moltiplica 176 e 22. Vedete, in pratica non conta granché. C'è quel termine 175 che compare sempre e che uno potrebbe semplificare. Però, ecco, una volta ve lo faccio io, è un esercizio spirituale far tutto il conto. Allora, questo qua sopra viene 30.644 e sotto viene 24 per 175 e 11 fa 4.202 per 10 a meno 6 meno 354 per 176,22 fa 62.381. 62.381 per 10 a meno 6. Ok, quindi questo facendo la divisione mi viene 30.644 diviso, aperta parentesi, 62381 meno 4202, chiusa parentesi, uguale 0,52 per 10 a meno 6, 0,53, 0,53, 10 a meno 6, scusate, lo porto sopra e viene 10 alla 6. Questi sono ohm. Facciamo un esempio: se HOE uguale a 0, se avessi fatto il conto con HOE uguale a 0, cosa mi sarebbe venuto? Banalmente avrei tolto le virgole, perché di fatto avrei tolto al numeratore, avrei avuto soltanto 175 per 175, giusto? Al denominatore avrei avuto soltanto il primo pezzo, sarebbe saltato, il secondo pezzo avrei conservato soltanto 330 per 10 a meno 3 per 176, quindi 330 per 10 a meno 6
lo levo per 176, poi 10 meno 6 lo faccio dopo. Questo era 0,526, ora è venuto 0,527, no? Quindi 0,53 per 10 alla 6 ohm. Quindi, perché qual è il punto? Che noi abbiamo, ci siamo dati come limite 10 volte più grande per dire di trascurarlo, era venuto 9,5 e vabbè, diciamo, stando a questa convinzione nostra abbiamo dovuto considerarlo, però vedete l'errore è comunque praticamente trascurabile. Ok? Tanta fatica per nulla. Perché dico tanta fatica per nulla? Perché, giusto per, vabbè, tanto questo non è soltanto un esercizio, possiamo approfittare per dare qualche, come dire, consiglio buono. Se io prendo questo circuito e trascuro HE subito, lo risolvo in un attimo. Perché se levo questo pezzo e levo questo pezzo, che cosa ottengo? Guardate, facciamo un attimo l'esercizio. Dunque, se io mi metto qua, qui ho HFIB1, qui c'è HIE2 e poi R4 parallelo di 5. Questa è la IB2, va bene? Questa qui è HF2IB2 e questo qui è RL e questa è la tensione V2, che è la V in pratica, va bene? Questo è il circuito. Adesso qui io posso dire proprio banalmente che, vedete, faccio la somma a questo nodo e ho da una parte HF2 per IB2 più IB2, che sono queste due correnti, devono essere uguali a HF1 per IB1. Quindi qui direttamente trovo che IB2 deve essere uguale a HF1 diviso HF2 più 1 per IB1. Tra l'altro questo vuol dire che siccome HF1 e HF2 sono uguali, sono tutti e due 175, questo è un 175 diviso 176, quindi più o meno. V2 è uguale a meno RL per HF2IB2. Quindi viene un meno RL per HF2 per HF1 diviso HF2 più 1. Quindi praticamente meno RL per HF1IB1. Quindi devo solo moltiplicare per RL. Tutto qua. D'accordo? Era chiaramente un attimo, un passaggio un attimo, perché in pratica HF è così grande che questo pezzo qui è trascurabile rispetto al resto, e la corrente fa tutta così. In pratica succede quello. La corrente IB2 è praticamente uguale alla IB1, perché le metti, cioè, è come succede in continua, la corrente emettitore è praticamente uguale a quella collettore, cioè in serie i due transistori, quindi la corrente è la stessa. Okay. Quindi ripeto, tutti i conti sono serviti per fare un calcolo che correggeva di neanche l'1% il risultato finale. Diciamo rapporto costo beneficio esagerato. Vabbè, fatto questo, finiamo il calcolo, visto che ci siamo, a questo punto la funzione di trasferimento, abbiamo detto ACB è uguale, abbiamo finito, visto che il tempo è scaduto. Allora, abbiamo quindi questo qui che è venuto 0,53 per 10 alla 6. Allora, 0,53 per 10 alla 6. Col segno meno, attenzione, il segno non lo sbagliamo perché è importante. Poi qua c'è questa roba qua, 1 su RTH più HE1. Dunque RTH HE1 me lo ricordo quant'è, è 4240 più RTH non me lo ricordo, però è un numero basso perché mi sembra che ci sia 500 ohm in parallelo a, sì, 480 ohm, giusto? L'avevo già calcolato. Quindi più 480. Questo è il secondo pezzo. Il terzo pezzo lo prendiamo da qui, è R1 parallelo R2 diviso R1 parallelo R2 più RS. R1 parallelo R2 viene 1 kilo ohm in parallelo a 12,5, quindi farà 1,08, 0,9. Vediamo un attimo. 1 per 12,5 fa 12,5 diviso la somma che è 13,5 fa 0,92. 0,925, quindi 925.
diviso 925 più 1 uguale. Questo è. Quindi 925 diviso 1925, ops, 925, 925 diviso 1925, 0,48, diviso la somma di questi due è 4720, 4270, uguale, ok, per 0,53 facciamo, vabbè, per 0,53 per 10 alla 6, quindi 55,3 per 10 alla meno 5 per 10 alla 6 fa 54, col meno. Vabbè, magari finitelo per conto vostro e fate i limiti superiori di banda. Non c'è anche il limite inferiore, insomma, tanto poi la soluzione c'è. Ok? Vedete, in pratica non cambia niente. Vabbè, diciamo, lezione, attenti, se non è proprio indispensabile, meglio togliere HE per non affogare. Ok? Va bene, ci fermiamo qua, buon fine settimana.